Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci in questa diretta così serale, no? Possiamo dire, e vi chiediamo insomma di salutarci, cominciamo insomma a fare le presentazioni intanto e fateci sentire se ci siete, ecco, perché noi siamo sempre qui per voi. Allora, questa sera abbiamo ospite il dottor Luciano Lozio, che salutiamo e adesso poi Grazie presentiamo meglio, e il dottor Francesco Carritano, naturalmente, come insomma nei nostri canali. a tutti. Allora, dottor Francesco Carritano, insomma, per chi si sta connettendo magari o collegando da altre vie, biologo nutrizionista, specialista specializzato in medicina di segnale e anche docente universitario, e il dottor Luciano Lozio, farmacologo, docente universitario, anche lui insomma ha molte altre specializzazioni. Ho dimenticato qualcosa? No, No, ok. Ok, allora io sono Liliana Di Pomponio, insomma ci conosciamo spesso, ci vediamo in questi canali, psicologa, psicoterapeuta e docente universitaria. Questa sera farò da moderatrice, sono onorata insomma di essere qui, ringrazio il dottor Garitano che mi invita sempre. Allora, come diciamo sempre, da dove vi collegate, fateci sentire il vostro calore. Ecco, qualcuno già sta iniziando, ormai ci conosce, da Viterbo, da Civitavecchia. Ecco, dottor Luciano Lozio, lei da dove si collega? Dove si trova in questo momento? attualmente sono a Borago di Mogliore, in provincia di Monza, Brianza, Ah. vicino a Milano, insomma, in pratica. Perché Ah, sono bene. qua oggi, ma domani già sono a Faenza e a Forlì. E sono veramente un peripatetico, non riesco a stare da nessuna parte. Anche perché oggi alle 3 ero a Palermo. Ah, Quindi infatti quindi. abbiamo spostato questa diretta, l'abbiamo fatta in un orario, diciamo, particolare rispetto alle dirette che vengono fatte normalmente alle 18, siamo alle 20:30, proprio per l'appuntamento che non riusciva ad arrivare, Luciano Problemi riusciva ad pratici. arrivare in Esatto. tempo. Problemi Guardi. puntuali. Ecco, ci scrive, è vero, ci scrive Maria da Agrate, siamo vicinissimi, dice. Sì, è vero, è vero. Agrate e Burago è veramente dietro casa, tra un po' veramente ci si va. Anche qui vicino Treviso, prima c'era Treviso, Montebelluna, ecco, poi ci sono altri che ci salutano, Gloria, Genia, Imma, carissima Imma, nostra affezionata. Ciao, ciao Imma. Montebelluna, Ciao, io vado tutti i Maria. mesi a Rosà, il Eh paese sì. degli asparagi, va bene, a lavorare, quindi insomma. Montebelluna non è molto distante, poi sono anche a Prata di Pordenone, ma Eh sì. mercoledì prossimo, quindi so tutta zona che io conosco bene. Avellino è un po' dura, da Avellino Però, qui, scusate, qui a Desi, come si pronuncia? Debora. Desio, a Desio, io Desio. sono Desio, è una, vicino Desio è Milano. Romagna. Desio è qua dietro. Parma, Parma. Trieste, Trieste Desio qua, poi Avellino, Trieste Trieste poi qui. Asiatico, Quindi ci andrò mercoledì a Trieste, ma sono a Trieste a lavorare. Io vivo proprio lì ed è un posto, ah, è una città di una meraviglia. Adesso no, che poi dopo certo, comincio a insomma, dire che sono campanesio. e Vedo poi c'è una anche. cosa seriamente. Io sono bergamasco, quindi per me Bergamo dovrebbe essere la città più bella del mondo. Problema è che Trieste è un po' più bella di Bergamo, va bene? Io devo dire, da bergamasco, da lombardo duro e puro, perché io sono uno dei pochi rari lombardi veri, cioè sono un camuno, però Trieste è molto bella. Poi vedo Cittadella, conosco, una bellissima città. Io lavorando a Rosà sono proprio attaccato, perché Tezzo sul Brenta e poi c'è lì, quindi tutti i posti che io conosco, mamma mia, e mi imbarazzo Però un po' il problema, eh. siamo contenti perché effettivamente c'è, quando ci facciamo queste dirette siamo in tutta Italia, quindi abbracciamo Vero. tutta l'Italia e questo Beh, ci insomma, da fa Trieste all'Avellino, insomma, eh un sì, grandissimo piacere, sì. c'è anche da Instagram che salutiamo gli spettatori da Instagram, da Celle Ligure, si stanno salutando, Lucia, Lei. e
E poi anche, dicevo, non trascuriamo, insomma, da Reggio Calabria, quindi insomma anche Ancora andiamo più, vicino ancora a più giù, te. più vicino al mezzo. Reggio Calabria, ecco, io essendo stato ieri e oggi a Palermo, Reggio Calabria, diciamo che diagonale, cioè proprio orizzontalmente non sono molto distante, però Ecco. insomma, certo, Reggio è bella. Io a Reggio ho avuto la fortuna, per chi gliene può fregare di meno, ma ho avuto la fortuna una volta di un albergatore che mi ha svegliato alla mattina alle 6, mi ha detto venga fuori a vedere subito la Fata Morgana. Io sono uno dei pochi che ha visto Fata Morgana a Reggio Calabria, che praticamente io per un gioco di luci particolari vedevo la sponda siciliana e potevo guardare, vedere le persone che si lavavano i denti alla mattina, una cosa come se avessi uno specchio ingigantito, una cosa, la Fata Morgana è una roba molto rara, non è Ah, frequente. certo. Ho avuto la fortuna di vederla proprio a Reggio. Che bello, che Bellissimo, bello. sì, infatti. Allora, bellissimo, siamo arrivati a 300 persone già, quindi insomma, ecco, noi aspettiamo un attimino, salutiamo per permetterci. Ma veramente ci avete persone da tutte le parti. Vedi, Lidia, li saluto Lidia, dice dottore Lozio, non sapevo che riceveva anche a No, Palermo. no, 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 non riceva Palermo. Vado già a Palermo per motivi di lavoro diversi, Ah, ok. per programmare dei corsi di formazione e tutto. No, no, non riceve, cioè, ci manca solo quello. Vado a Palermo, veramente poi alla fine divento matto. Però Sì, Cuneo, comunque. Fossano. Mazzara dell'acqua e poi c'è anche qualcuno, Albert, che dice dall'A14, Albert, se stai guidando, mi raccomando, guarda la strada. Ecco, però La credo 14. che stia guidando. Sì, Buon anche rientro, buon per me la 14 non è proprio viaggio. così. Dipende in che direzione va. Se va verso Puglia o va verso Bari. Esatto. Ginevra è la miseria. Ginevra del Catania, Siamo Ginevra. internazionali, eh? Ma questo è il dottor Garitano, eh? Insomma, Ah, siamo va insomma. bene, ma Ginevra è città un Sono po' anche strana, qui. con quella bella, ma cara come il fuoco. Sono anche qui per vedere ovviamente dottor Lozio, quindi insomma anche per questo, però ecco, abbiamo veramente un bellissimo Beh, io direi che pubblico. siamo anche a Siamo arrivati a. 400, siamo arrivati a, 4, a un Guarda te, numero. quanta gente da tutto, veramente. Francesco, sei riuscito a organizzare dei corsi che rende curiosa il mondo intero. Veramente, guarda, è Oh, grazie, stupendo veramente. vedere la gente da Bellissimo. dove telefona, da Fossano a Jesi, a Reggio Calabria, c'è Conegliano, Fiuggi, ma veramente da tutte le parti, è bello. Parecchio. Cioè, io mi No, sto ma emozionando. infatti io Mi sto emozionando. ringrazio, più che veramente ringraziare voi che siete ogni sera, diciamo in queste 3 sere, io oggi è la terza diretta di fila, Vero. avevo un po' di dubbi, dici, dopo 3 dirette, Si saranno stancati, vedi? però oggi vedere Se in qualcuno 8 minuti, si 500, adesso siamo 500 persone in 8 minuti. mamma mia. Caspita, io ringrazio veramente, ci sono gli affezionati, saluto Debora, ho visto Laura prima, quindi veramente, veramente Benevento, contento. Messina, Barcellona, vabbè. A Barcellona però ci sta la granita con la brioche, che io l'ho mangiata e ancora me la ricordo, a Barcellona, dalla Polonia. Addirittura anche dalla Polonia, dai. Quindi penso che dopo aver visto Polonia alziamo le mani perché diciamo abbiamo passato i confini e tutto. Esatto. Va Dalla bene, Polonia. allora andiamo a introdurre questo argomento, Eliana. Dai, cominciamo un po' Sì. Allora, intanto diciamo appunto, l'argomento di questa sera è i probiotici nelle patologie tumorali, un argomento secondo me veramente questa diretta importantissima, molto di valore perché è un argomento, un tema insomma molto, molto importante. Allora, diciamo, vuoi iniziare tu, Sì, dando alcuni. allora faccio io una piccola intro. Allora, Sì. cominciando a dire che
ci siamo concentrati in questo periodo sulla pandemia, sul Covid, ovviamente, quante notizie, notizie, se accendiamo vari telegiornali, trasmissioni e tutto il resto, ma forse ci siamo dimenticati che una pandemia vera e propria è quella delle patologie tumorali. Cioè, veramente, se noi, io qui ho portato dei numeri proprio per aggiornarvi, perché io di patologie su corsi sulle patologie tumorali ne ho sempre fatti, però ho detto, vediamo, portiamo dei numeri aggiornati. 2,7 milioni di nuovi casi di tumore, escludendo quelli di melanoma, cioè il tumore della pelle, 1,3 milioni di decessi legati al cancro. Lo dicono i risultati di un grande progetto di collaborazione tra il centro di ricerca della Commissione Europea e la rete europea dei registri oncologici. Quindi non lo dico io, quindi abbiamo dei numeri che fanno spavento. Si stimano che saranno diagnosticati veramente tanti, tanti nuovi casi di tumori maligni. E se andiamo a vedere anche per categorie. Diciamo, la donna, parliamo di, ancora rimane il carcinoma mammario quello più presente, seguito dal colonretto, dal polmone, dalla prostata e dalla vescica. Negli uomini il carcinoma della prostata è ancora la neoplasia più presente, che insieme, diciamo, a quella della donna, quindi come quella della donna che era il tessuto mammario. Quindi abbiamo dei dati, ve ne do uno, diciamo, bello tosto. Bello tosto, gli autori del rapporto stimano che nel 2040 i nuovi casi di tumore saranno 28,4 milioni nel mondo, un aumento del 47% rispetto al 2020. Cioè, non so se stiamo parlando, cioè non so se avete capito questo dato, che io quando sinceramente sono andato a spulciare i dati Istat e tutte queste che sono ovviamente delle previsioni in base all'incremento che c'è ogni anno, eccetera, eccetera, che vengono fatte delle stime, ma veramente un dato del genere, cioè un aumento quasi del 50%, è pazzesco. E poi aggiungono gli autori di questo dato, se non si interviene prontamente, questa crescita potrebbe sovraccaricare i sistemi sanitari che già sono al collasso. Cioè, pensate voi, dopo questo discorso pandemico, no? Che sono stati rinviati pazienti oncologici, indagini oncologiche, sono stati rinviati un poco per dare spazio, letti e altre situazioni che dico giustamente, eravamo in fase di emergenza, però questi poveri malati oncologici, che ovviamente avevano bisogno di fare degli esami diagnostici, avevano bisogno di fare, sono stati rimandati, chissà quanto, cioè sono aumentate le liste d'attesa, ma loro non possono aspettare. Cioè, anche lì dobbiamo cominciare a parlare di vera e propria pandemia sul discorso dell'oncologia. Poi, giusto, volevo essere breve per lasciare la parola poi al dottor Lozio, dicendo ovviamente parlando un pochino di questa cellula tumorale, no? Warburg, io comincio con Warburg perché fu un fisiologo che prese il Nobel nel 1966, e l'effetto Warburg, di cui se ne parlò tanto all'inizio, poi invece non se ne parlò tanto più dell'effetto Warburg. Invece penso che o stasera dovete capire che le 657 persone che sono in collegamento, dovete capire un pochino cosa fanno, cosa sono in grado di fare queste cellule tumorali. Quando la cellula tumorale va a disattivare la fosforilazione ossidativa, cioè va, diciamo che è quella parte dove si produce ATP. No, la maggior parte dell'ATP viene prodotto dai mitocondri e viene prodotto attraverso questo processo sulla catena respiratoria. Quando
diciamo, interviene il processo di ipossia, quindi la cellula va in, diciamo, in carenza di ossigeno. Voi, abbiamo parlato ieri con il professor Puccetti di discorso congenito, anche ipossico, lato materno, che si trasmette attraverso il lato materno, ma l'ipossia ovviamente con lo stile di vita che abbiamo oggi, ovviamente è facile che arriviamo a carenze di ossigeno. Ovviamente la cellula passa da un metabolismo ad un altro, da un metabolismo che è prettamente, diciamo, aerobico a un metabolismo anaerobico, quindi si va a funzionare moltissimo la glicolisi, che è il processo, diciamo, che non avviene nei mitocondri, ma avviene fuori dai mitocondri, e praticamente in questo processo si forma acido lattico, quindi quindi la cellula si acidifica. Dai, usiamo un termine più per farvelo capire più facile: si ha un'acidificazione. La cellula tumorale poi è in grado di disattivare l'apoptosi, è in grado di disattivare la morte programmata, quindi è molto intelligente la cellula che è sotto, quindi è andata in mancanza di ossigeno, ipossia, acidosi, disattivazione dell'apoptosi. L'acido va a creare, anche l'ambiente acido va a creare addirittura i vasi sanguigni esterni dove la cellula tumorale poi cammina. Cioè, voi dovete pensare che se quando il tumore rimane incapsulato, è un tumore benigno, quando perde quando questa capsula, chiamiamola capsula, ma ha la capacità di espandersi e di andare a prendere il circolo sanguigno, ovviamente si hanno le metastasi, quindi ovviamente il processo metastatico. Ovviamente tutto questo processo, ovviamente ci sono tante altre, ve l'ho semplificata al massimo perché ovviamente ci sono tante altre cose da dire, perché ovviamente ma la curiosità era, quando ho sentito in questi giorni il dottor Lozio, che in questi giorni, la settimana prossima, farà partire un corso sia per professionisti che per non professionisti nella scuola sua probiotica, di probiotica e oncologia. Caspita, mi sono alzate le antennine, ho detto caspita, è un argomento interessantissimo questo, perché ma pure lì i probiotici, pure lì c'entrano, cioè pure là vanno a fare un'azione. E oggi il dottor Luciano Lozio, con tutta la difficoltà eccetera eccetera, è qui per dirci veramente portarci delle novità, no? Dirci delle cose nuove, perché sentiamo sempre dire sempre le stesse cose, sempre uguali, ripetute, sempre la stessa salsa e non salsa. Ma abbiamo, penso, capito tutti che il mondo dei probiotici deve essere veramente, la trattazione deve essere molto importante, deve essere completa, deve essere fatta bene, perché se non viviamo in un mondo di confusione. Ecco, prima nel nostro fuori onda parlavamo che c'è una confusione sia nel mondo della probiotica che nel mondo nutrizionale, quindi sia nel mio mondo che nel suo mondo, no? Quindi abbiamo una confusione, no? Perché ognuno si alza la mattina magari con le proprie idee, magari, ma cerchiamo oggi di fare chiarezza, cerchiamo di darvi, far passare come al solito dei messaggi, perché queste dirette devono essere, sono dirette alle persone. E soprattutto bisogna cercare di capire quello che si sta dicendo. Io quindi due parole, il corso, io ovviamente sono stato allievo nel corso precedente che il dottor Lozzi ha fatto, perché ovviamente lo ripete nei vari anni. Quindi ho cominciato ad approcciarmi, ho cominciato ad approcciarmi a questo mondo,
Mi è piaciuto come veniva presentato, perché poi ti deve piacere una cosa come la semplicità con cui veramente spiega le cose è disarmante, è in senso positivo disarmante, no? Quindi io direi che quindi settimana prossima ci sarà questo corso, poi daremo il sito, anzi poi dirò, diciamo, direttamente a Luciano di dare il titolo ce lo proiettiamo, ecco, l'abbiamo messo in chi vuole iscriversi a questo corso, ecco, lo mettiamo pure nei commenti, basta cliccare su questo sito, su questo link, poi o scrivere, digitare questo link e troverete tutti i corsi ovviamente in programmazione, tra cui anche l'ultimo. Luciano, che dire, ti passo la parola. Sì. Vorrei interrompere. Guarda, io ti faccio vedere una cosa. Io non so se riuscite a vedere. Questa bambina ha 8 anni, vedete, 17/2 del 2019. Guardate quanti globuli bianchi ha. 0/10. Mamma mia. 0/10, cioè praticamente non ce l'aveva. C'aveva il brodo nel sangue. Bene. Io questa bambina l'ho trattata con i probiotici, va bene? E qui vedete, aspetta che vediamo un po' se riesco a farla vedere bene senza far vedere i nomi, perché non si possono far vedere. Però vedete qua, il 22, cioè 5 giorni dopo, 6.014.000 globuli bianchi. Incredibile. Mamma mia, bello. Praticamente bello. In 5 giorni abbiamo fatto passare una persona a una leucemia, questa bambina, perché se volete vi faccio vedere pure com'è messa, va bene? È brutta da vedere questa cosa, ma insomma, però capite, è una bambina con una leucemia, con catetere venoso centrale, che abbiamo guarito, non curato, guarito da una leucemia con 0/10 globuli bianchi, in 5 giorni dando solo probiotici. Cioè, questo è un esempio, perché io qui ce l'ho all'interno dell'ospedale del Crotiano, di Centro Esperimento Oncologico del Friuli, ma per farvi capire cosa è in grado di fare il probiotico a livello di una persona malata veramente seria. Cioè, quello che io voglio che la gente capisca è che il probiotico della diarrea non me ne frega niente. Questo deve capire la gente. Cioè, il probiotico serve per parlare, per curare, per gestire patologie estremamente più complesse. Poi, se anche per inciso fa passare la diarrea, è veramente una cosa che non mi interessa, ma che è utile, perché insomma per la diarrea non è piacevole, però non è quello la funzione del probiotico. Quindi a livello del tumore, che cosa è in grado di fare il nostro probiotico? Fa una cosa molto particolare e ve la spiego. Cioè, il sistema immunitario ha una, diciamo, una mano sulla superficie esterna della cellula immunitaria, una mano che si chiama PD, Protein Dead, cioè proteina della morte. PD non è bello da dire, perché poi qualcuno magari in Italia recupera un partito politico, ma si chiama PD, purtroppo non è colpa mia, è un acronimo inglese. Bene, questa proteina che hanno le cellule immunitarie va in giro a cercare cellule che non esprimono il suo ligando, cioè la capacità di legarlo. Allora, la cellula sana esprime un ligando, questo arriva, la chiappa, dice: ok, tu sei delle mie, va bene, puoi campare. Se io, quando mi avvicino, la cellula non mi esprime questo ligando, praticamente la cellula immunitaria uccide questa cellula. Quindi questo è il sistema più tecnico, diciamo, dal punto di vista proprio profondo, della funzione del nostro sistema immunitario nella gestione delle patologie tumorali. Quindi, se io non riesco ad esprimere
nel cervello umano non riesce ad esprimere questa proteina che si chiama ligando PD, purtroppo mi perdonate, ma si chiama PDL, Partito della Libertà. Vabbè, lasciamo perdere che l'inciuccio tra il PD e il PDL ha creato un casino. Va bene, comunque, quando il PD riconosce il PDL, la cellula sopravvive. Se il PD non riconosce il PDL, la cellula muore. Allora, che cosa succede? Che le cellule tumorali fanno di tutto per non farsi fregare. Quindi, che cosa servono i probiotici? Ha due funzioni. Servono per creare una sostanza, si chiama inositolo, chirinositolo, che va sulla cellula tumorale e va a coprire quella sua tendenza a creare il PDL, cioè io ti impedisco di esprimere la proteina di salvezza, e quindi il sistema obbliga la cellula tumorale a non esprimere questa proteina e quindi la cellula immunitaria distrugge e ti protegge dalle cellule tumorali. Guardate che questo è il meccanismo con cui funzionano quasi tutti i chemioterapici, va bene, ad azione immunitaria, va bene? Quelli che si chiamano le nuove terapie geniche, queste bene menate, lavorano tutte, e dico tutte, su questo meccanismo. Perché se io riesco a coprire la cellula tumorale, la cellula immunitaria mi distrugge la cellula tumorale. Qual è il problema per cui non funziona tanto bene? Perché il farmaco copre tutto, copre sia la cellula tumorale, sia la cellula sana, sia la cellula normale. Non permette l'espressione di nessuna proteina. Mentre invece i probiotici sono in grado di esprimere questa proteina di copertura, che è un chirinositolo, solo sulle cellule tumorali. Quindi hanno una capacità selettiva su queste cellule. Guardate che è una differenza, adesso magari è complicato da spiegare, ma è una differenza di fondamentale importanza, perché il probiotico è in grado di aiutare il sistema immunitario a uccidere solo chi deve morire e non tutte le cellule. Perché se io uccido tutte le cellule crea un casino della malora, perché ammazza un po' tutto, e questo chiaramente non va bene. Poi il probiotico fa anche un'altra cosa, cioè prende le fibre o addirittura gli amidi direttamente, se riescono ad arrivargli, gli amidi a livello del colon, e riescono a livello del colon a produrre un acido grasso che si chiama acido butirrico. Il butirrato, cioè l'acido butirico, è in grado di regolare l'attività di un enzima che si chiama istone deacetilasi. Va bene? Questo istone deacetilasi regola la proliferazione cellulare nei tumori. Allora, questo acido butirrico è in grado di gestire i tumori, cioè la causa fondamentale dei tumori, che è l'attivazione di questo enzima, va bene? Di gestirlo in maniera corretta da 30 anni, cioè il più potente antitumorale conosciuto da 30 anni, il butirrato. Il butirrato da dove si ricava? Signori, si ricava dal pane raffermo. Quindi non mi venite a dire che è un farmaco complicato, va bene? Bisogna ricordarsi che i nostri vecchi non sapevano perché, ma mangiavano il pane raffermo. Ora, io 2 anni fa andai in Florida, presi del pane fresco, va bene, che poi si chiamava Hawaiian bread, fatto in California e comperato in Florida. Non mi chiedete il perché, perché gli americani non hanno una grande logica. Va bene, io l'ho comperato a Miami, l'ho presi e me lo portai in Italia all'inizio di febbraio. Alla metà di maggio, va bene, il pane era ancora morbido, cominciava ad avere un po' di muffa, ma era morbido. Quindi dopo 4 mesi era leggermente intaccato da delle muffe ed era ancora morbido.
gli americani non sanno cosa sia il pane raffermo e hanno il più alto tasso di tumori dell'intestino. Non è un caso, va bene? Non è un caso, non è perché soltanto, sì, loro poi mangiano la carne alla brace, ma quello è un induttore dei tumori. Ma se io mangio la carne alla brace, ma mi impegno, mangio la panada, il pancotta, la panzanella, il canederlo, la pappa col pomodoro e poi chi più ne ha più ne metta, sì, inventatevi voi come mangiare il pane raffermo. Il pane raffermo è più potente antitumorale non solo dell'intestino, ma anche di altri organi, va bene? Quindi il pane raffermo è fondamentale. Quanta gente di voi, adesso spero che siano in tanti, va bene, mangiano pane raffermo? Quasi nessuno, perché da noi ormai si è perso, al massimo è l'impanatura, cioè quella roba che mettono lì che serve per impanare e mangiare, per cui la gente mi mangia un po' di pane raffermo, ma un minimo. Mentre invece andrebbe mangiato almeno, e dico almeno, un pane al giorno raffermo. Cioè noi lo diamo il pane raffermo alle galline. È stupido. Il pane raffermo dato alle galline, a parte che le galline non c'hanno i tumori, ma che campano molto, finisco il padello un po' prima. Comunque, a parte questo, le galline non hanno tumori perché mangiano il pane raffermo che fa bene. I nostri vecchi mangiavano pane raffermo ed erano sani. Mettete invece che il parmigiano reggiano, che è buono, metteteci il pane raffermo nella minestra per rendere un pochino più solida la minestra, no? Per agglomerare. Perché va bene il pane raffermo, non lo mangia nessuno. Il pane raffermo è qualche cosa che oggi è il mangiare dei poveri. Sì, sarà dei poveri, ma dei poveri intelligenti. Invece noi mangiamo cibi da ricchi idioti, va bene? Quindi magari varrebbe la pena spingere un attimino di più verso l'acceleratore del mangiare intelligente. Siccome diciamo tutti che noi che vogliamo mangiare in modo più intelligente, cominciamo a mangiare un po' di pane raffermo che fa bene e, tra parentesi, non costa un accidente, va bene? Perché il pane raffermo costa veramente... Quindi il pane raffermo, mi chiedono quanti giorni, ci devi piantare i chiodi, va bene, 10 giorni, non deve fare la muffa ovviamente, però 10 giorni lo mettete nel sacchetto, lo mettete dentro e lo fate diventare duro, che per tagliarlo dovete usare il flessibile, va bene? Non deve essere un pane che riuscite a tagliare col coltello, fate fatica a tagliarlo col coltello. Se poi magari qualche giorno prima lo tagliate, lo affettate proprio come un prosciutto, fate delle fettine molto sottili e quelle le potete spalmare con del burro e marmellata, per dire, la mattina e poterli mangiare, va bene? Burro di cocco, per esempio, che va bene. Va bene? Quello che è importante, per chi mi sta chiedendo adesso, non è il glutine o non il glutine, non me ne può fregare di meno. Il glutine è una proteina, io voglio gli amidi, l'amido, cioè lo zucchero, va bene, perché l'amido è uno zucchero, che sia raffermo, perché è quello che a me interessa, che poi abbia glutine o non abbia, anzi, senza glutine diventa raffermo più velocemente. Vabbè, ma comunque non è questo. Cioè a me il problema del glutine è del tutto ininfluente, io voglio lo zucchero, va bene, l'amido. L'amido deve essere veramente duro, perché vedete, quando noi prendiamo il pane noi lo mescoliamo con l'acqua. Quando l'acqua evapora lentamente, il glutine si amalgama, c'è un'imbricatura proprio complessa, cioè si aggroviglia, chiamiamola così, in una maniera molto particolare, molto difficile da sbrogliare, per cui quando voi lo prendete, questo glutine, scusate, questo amido, quindi anche da riso, da mais o da che diavolo vi pare, non è gestibile da parte dell'intestino. Quindi il glutine passa, ma l'amido, che è la parte che mi interessa, passa anche lei, non riesce a essere digerito. Questo glutine che non c'è, cioè scusate, questo amido che non è stato digerito, arriva nell'intestino.
voi dovete tenere presente, c'è l'intestino nel colon, voi dovete tenere presente che il glutine del pane rafferma è come se fosse un maglione infeltrito, voi non lo potete mettere perché è duro, è rigido, non riuscite a usarlo. Bene, voi prendete questo amido voi lo fate passare nell'intestino, arriva nell'intestino, nel grosso intestino, nel colon, soprattutto nella parte sinistra, e lì ci sta per un bel po' di ore a un pH 6, cioè scusate, a un pH 4,6, 4,7. Questo pH, questa acidità, è come se fosse un ammorbidente. Voi lo mettete in un ammorbidente, va bene? Se voi mettete dentro all'interno questo ammorbidente, voi potete ricavare dall'ammorbidente questo amido che è riuscito a passare indigerito per tutto l'intestino, è riuscito ad usarlo proprio a livello della parte sinistra. In effetti i tumori sono più che altro del colon sinistro, quindi colon retto, quindi la parte sinistra, proprio per questo motivo. Quindi se una persona non riesce a mangiare il glutine, non mi interessa, perché a me del glutine non me ne può fregare di meno. Quello che a me interessa è l'amido, cioè lo zucchero. L'amido, cioè, è uno zucchero polimerico, quindi è polimerizzato. A me è quello che interessa. A me che uno lo prenda dal glutine, con il glutine, senza glutine, da riso, da mais, da quel diavolo che vi pare, non me ne importa un accidente. Potete fare anche un pane con la soia, va bene? Perché a me quello che interessa non è la parte proteica, che più delle volte dà casino, crea problemi, crea un sacco di rogne. A me quello che interessa di fondo è l'utilizzo dello zucchero. Ed è questo esattamente quello che a me preme. Se la gente imparasse a mangiare pane raffermo, riuscirebbe ad avere una quantità di glutine veramente buona. È chiaro che il pane, adesso io vedo qui, va assolutamente bagnato, per forza, se no ci vuole il flessibile a tagliarlo, è ovvio. Quindi mi raccomando, per favore, bagnato. Diciamo, nella cucina nostra si chiama la panada, il pancotto, la panzanella, la papa col pomodoro, il canederlo. È chiaro che tutte queste, diciamo, metodiche di cucina non vanno bene, sono ottime, va bene? Non dovete assolutamente mangiarlo crudo, non dovete mica avere i denti di mazinga, insomma, adesso vediamo di essere logici, dovete trovare il modo di va bene? Però il pane deve essere vecchio stando all'aria, quindi il pane surgelato non va assolutamente bene, il pane ricotto non va bene, cioè la frisella, per tanto per intenderci, assolutamente non va bene, va bene? Il pane cotto due volte non è pane raffermo, il pane raffermo è pane fresco lasciato lì 7, 8, 10 giorni, poi dipende, se senza glutine indurisce più velocemente, ma non è questo, ma deve diventare un pane con cui voi ci piantate i chiodi. Lo dovete usare come un martello, duro come un accidente, va bene, senza ovviamente le muffe, va bene, ma partendo da un pane normale, da un pane che poi abbia glutine o meno, come vi dico, non c'entra nulla. Quindi mi raccomando, il pane surgelato non c'entra, la frisella non è pane raffermo. Il pane raffermo si va dal panettiere e lo si chiede, specialmente per le galline, e ve lo vende a 50 centesimi al chilo. Quindi lo pagate pure poco, va bene? Non dite che lo date per le galline, va bene? Già avete le galline, non le avete, non importa. Dice, voglio il pane per le galline, va bene? E prendete quel pane lì, 50 centesimi, io lo vedo perché lo trovo qui il pane dietro, lo dà, il pane rafferma a 5, perché qua l'avanzato il giorno prima, 50 centesimi al chilo. Perché non sa che diavolo fare, va bene? Non è che il pane ricotto faccia male, non è vero. Io subito la domanda.
non è che faccia male, ma non è un pane. Allora, cerchiamo di capirci. Il pane raffermo mi rende disponibile l'amido nella parte sinistra del colon. Se io prendo un pane cucinato in maniera diversa, cotto due volte, ma che non è raffermo, quel pane viene digerito nel tenue o eventualmente nel cieco, nell'ascendente o nel trasverso, ma non mi arriva a sinistra. Questo è il problema. Mentre il pane raffermo, rigorosamente, è l'unico che mi arriva a sinistra, dove c'è l'80% dei tumori del colon retto. Ora, non dico che tutti i tumori sono del colon retto a sinistra, però se l'80% sta a sinistra, ci sarà un motivo. Gli americani che non conoscono, come vi dicevo prima, il pane raffermo, guarda caso hanno l'incidenza di tumori del colon retto che è la più alta del mondo. Mentre nei paesi in cui si mangia anche il carne alla brace, in cui si mangiano anche le cose all'americana, ma dove si mangia il pane raffermo, va bene? Quindi in molte parti del mondo, l'incidenza del colon retto, del tumore del colon retto, è nettamente più bassa. Quindi è proprio un tipo di stile alimentare che crea la differenza tra un modo e l'altro. Va bene? Luciano, puoi spiegare meglio questo attacco di questa proteina PD-PDL che hai detto prima, PDL1? Allora, il PD è protein dead, mi raccomando, non è il Partito Democratico. PD è una proteina che le cellule immunitarie hanno e che serve per riconoscere se una cellula che loro toccano è una cellula umana o è una cellula balorda o tumorale piuttosto che una cellula estranea. Quindi loro, il macrofago per dire, si appoggia e dice: io ti esprimo questa proteina, tu mi esprimi, tu mi dai documenti, in un certo senso. Quindi il macrofago chiede alla cellula i documenti. Il documento è il PDL, cioè una proteina in grado di legare il PDL. Cioè io prendo il mio documento e glielo do al macrofago. Se il macrofago vede il mio documento, che io sono una persona, un cittadino italiano, lui mi lascia in libertà. Se io non riesco ad esprimere su stimolo del macrofago questa cellula, questa PDL, non ce la faccio, quindi questo ligando, che il ligando sarebbe il documento con cui la cellula dice: io sono umana di questo corpo, va bene? È il mio documento di identità. Io non lo riesco a esprimere, allora a questo punto la cellula immunitaria dice: tu non sei un cittadino di questo corpo, devi morire, va bene? Non ti danno alternative, perché il sistema immunitario non dà molte, cioè non ci sono processi di appello. Quindi i probiotici vanno a coprire praticamente questa cellula. Sì, allora, il probiotico serve proprio esattamente per dimostrare che quella cellula sta esprimendo un documento falso, va bene? Quindi la cellula tumorale sta esprimendo un documento che è sbagliato, che è falso, ma che potrebbe permettere alla cellula tumorale di sopravvivere. Il probiotico gli va a dire: guarda che questa cellula ha un documento che è falso, quindi io ti dico devi ucciderla. La differenza che c'è proprio, cioè, se noi riuscissimo ad avere dei probiotici in grado di poter marchiare a fuoco tutte le cellule che hanno il PDL sbagliato, vorrebbe dire aver risolto alla radice tutti i tumori. Va bene? Perché a quel punto si ottimizzerebbe l'effetto delle cellule immunitarie con il sistema del PD. Va bene? Luciano, una cosa, ma quale probiotici hanno questa? Qual è il ceppo che fa, allora, questa azione? Fondamentali che risolvono il problema sono due, non sono due batteri, sono due famiglie. Sono gli Actinobacteria, che sono i bifidobatteri,
che sono circa il 15% della flora batterica dell'intestino, e l'altro è il lattobacillo, che sono più o meno l'1,5-1,6% della flora batterica. Quindi diciamo che i bifidobatteri, gli actinobacteria, sono sicuramente i batteri più importanti per poter gestire questa risposta immunitaria. Sono sicuramente i bifidobatteri, poi anche i lattobacilli lo fanno, perché poi dipendono un po' dalle zone che vanno a lavorare. Però diciamo che tra lattobacilli e soprattutto bifidobatteri abbiamo una buona popolazione di batteri in grado di poter gestire questa. Quindi una domanda te la faccio, Luciano, ma il fatto che i tumori nell'età, diciamo, anziana, negli anziani vanno di più, c'è un aumento, è per il calo dei bifidi? Allora, il problema fondamentale sono proprio i bifidi. Si è visto, si è misurato che le malattie autoimmuni e le malattie tumorali sono inversamente proporzionali alla quantità di bifidi presenti nell'intestino. Cioè, meno bifidi abbiamo, più aumentano le malattie autoimmuni e le malattie tumorali. Questo è un dato oggettivo, statistico, numerico, cioè non è discutibile, cioè non è un qualche cosa che uno può interpretare. Cioè, hanno visto che chi ha pochi bifidi, va bene, si ammala più facilmente di malattie autoimmuni e tumorali, chi ne ha tanti si ammala con più difficoltà o non si ammala per niente. Quindi è una questione ormai assodata. La presenza di bifidi nell'intestino non è pleonastica, ma è essenziale. Noi dobbiamo rigorosamente averla, va bene? Avere queste colonie, perché queste colonie ci possono permettere di, diciamo, affrontare quelle che sono le possibilità degenerative di un tumore in maniera più serena, va bene? Più serena. Quindi ricordiamo alle 1000 persone che ci stanno seguendo che noi questi bifidi li prendiamo dalla nascita, quindi non li assumiamo da altre fonti, o sbaglio? No, non ti sbagli, purtroppo è tragicamente vero quello che dici. Cioè, la gente pensa che mangiando bio riesca a inserire un po' di bifidi. No, la nostra madre ci dà i bifidi e dobbiamo tenerceli da conto, perché se non li implementiamo con delle assunzioni esterne, quindi fatte con delle capsule di bifidi umani dall'esterno, noi non avremo mai, e dico mai, dall'alimentazione un aumento di questi batteri, per un motivo estremamente banale. È dal 1958, quindi si parla di 62, quasi 63 anni, che è proibito coltivare, concimare e dar da mangiare verdure concimate con feci umane. Per cui, se noi abbiamo a che fare, per esempio, con prodotti bio, io ho dei prodotti bio che sono concimati, coltivati e concimati soprattutto con feci animali, quindi saranno stallati di vacca, di cavallo, di mulo, di asino, di chi diavolo vi pare, non di gallina perché vi brucia tutto, ma di vacca, soprattutto di cavallo, verissimo, saranno batteri che finiscono all'interno delle verdure che noi andiamo a mangiare, e che se noi diamo da mangiare ai cavalli o alle vacche le faremo felici, ma se le mangiamo noi non servono a nulla, perché i bifidobatteri della vacca o del cavallo servono alla vacca e al cavallo, all'uomo non servono. Quindi l'uomo oggi è in carenza fisiologica di implementazione di bifidi veramente in modo drammatico. Ogni volta che noi mangiamo non ne assumiamo, ma soprattutto se io vado a fare un lavoro, per esempio chirurgico, di asportazione dell'appendice, che l'asportazione dell'appendice è, uno pensa che sia banale, ma
l'appendice è il bunker dove i nostri batteri vanno a rifugiarsi quando c'è buriana. Se io tiro via l'appendice e prendo delle cure antibiotiche, io do un massacro veramente notevole di questi batteri e io vado in carenza di bifidobatteri. Tenete presente che per ripristinare in modo adeguato la flora batterica dopo una cura antibiotica, chi ha l'appendice impiega 18 mesi, un anno e mezzo. Chi è senza appendice impiega 30 mesi, va bene? Quindi una cura antibiotica distrugge gli equilibri intestinali per un anno e mezzo, due anni e mezzo, dipende. Quindi no, questo ti fermo un attimo perché è veramente importante quello che stai dicendo, perché c'è veramente l'uso dell'antibiotico oggi è spropositato, e sottolineiamo questo concetto perché forse non è, deve passare, perché veramente si dà l'antibiotico anche per un'infezione virale oggi, o per una copertura di un'eventuale infezione batterica che può insorgere. E tutto il danno che sta dicendo il dottor Lozio è pazzesco. Cioè, tutti questi anni, cioè, l'antibiotico che fa tabula rasa, cioè, poi ci vuole la mano di Dio per ripristinare tutto. Soprattutto non che vi stiamo dicendo che non va dato l'antibiotico, perché ahimè, anzi, ci mancherebbe pure, ma attenzione alla troppa facilità, perché vengono dati con molta facilità anche in fase preventiva, quando in fase preventiva si potrebbe utilizzare qualcos'altro, no? Sì, assolutamente, no, ma hai evidenziato effettivamente una realtà, cioè il probiotico va usato, perché quando serve, serve, però bisogna anche ricordarsi che se ti guarisci da un lato, ti complica la vita da un altro. Questo è una cosa regolare. Una volta mi ricordo che al di là di tutto, mio nonno, che era un medico condotto, mi diceva: ogni volta che prendi l'antibiotico, piglia le vitamine. E mi dava il Betotal, tanto per non fare nomi e cognomi, ma tanto un farmaco che si è sempre usato. E io prendevo il Betotal, che poi doveva essere pure buono, per cui lo prendevo volentieri, perché lui sapeva perfettamente che con l'antibiotico mi sconfiggeva magari, che ne so, lo streptococco, lo stafilococco, il diavolo che c'avevo, però io andavo incontro a una distruzione della mia flora intestinale. Lui non la conosceva, non lo sapeva niente, dice: però pigliati l'antibiotico perché è fondamentale. Bene, perché è fondamentale l'antibiotico? Per un motivo molto semplice: le vitamine sono fabbricate dai batteri. Se voi fate una cura antibiotica e non reimplementate o con le vitamine o con i batteri l'intestino, voi siete carenti di vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12. Va bene? Quindi voi siete anche di B8 e quindi voi siete carenti di vitamine fondamentali per la sopravvivenza dell'individuo. Quindi voi campate male. Cioè i probiotici servono anche per questo. Quindi al di là dell'oncologia, va bene, in cui svolgono questi lavori veramente notevoli, ma se voi prendete un antibiotico, voi scassate veramente l'intestino. E voi, al di là del fatto di non avere la protezione contro il PD, PDL e altre menate HSB60 e altre scocciate varie che ci sono, voi non avete la produzione di vitamine. Guardate che non avere la vitamina B1 vuol dire non avere la possibilità di creare una decarbossilasi sulla produzione dell'acido acetico. Non riuscite a produrlo, quindi non riuscite a produrre la benzina con cui voi campate. Se voi non avete la B2, voi non riuscite a produrre il FAD, che è un trasportatore di elettroni all'interno della fosfolipase ossidativa. Con la B3 non avete la produzione di NAD, non avete con la B5 la produzione di coenzima A, con la B6 non avete la produzione di B6. Cioè, vi potrei elencare i danni mostruosi a livello metabolico che create con l'uso degli antibiotici senza avere una
reimplementazione è un qualche cosa di grave. Io poi adesso vedo qua tra le domande che sono state fatte, va bene, è il latte materno. Il latte materno è di un'importanza assoluta, cioè guai a non allattare, cioè guai, oddio, corretto. Se una donna non c'ha il latte è meglio che gli dia latte da vicino piuttosto che far morire di fame il bambino, questo è ovvio. Però il latte, piuttosto dare il bambino a baglia, va bene come si faceva una volta, e quindi avere dei fratelli di latte, ma darlo al bambino, perché è di fondamentale, il latte materno è inimitabile. La madre trasferisce i bifidi al bambino solo a condizione che la madre abbia i bifidi. Quindi io in un bambino allattato, per dargli i bifidi la do alla mamma, la quale mamma prende i bifidi e li trasferisce al bambino. Questo sì, questo è da fare. Da che settimana si possono dare? Allora, diciamo, io inizio a dare i bifidobatteri dalla 24esima settimana di gravidanza e li do tutti i giorni una capsula fino alla fine dell'allattamento. Va bene? 12, 14 mesi, 9 mesi, dipende. Comunque diciamo che perché questo fatto? Perché voi dovete tenere presente che la gravidanza della donna dura 18 mesi e ripeto 18 mesi e non 9, va bene? Il bambino nasce quando gattona, quindi fino al gattonamento del bambino il bambino non è finito, va bene? Per favore stampatevelo in testa, qualsiasi donna giovane o in menopausa per le figlie. Ricordatevi che la gravidanza dura 9 mesi in pancia e 9 mesi fuori. Quando il bambino nasce, ricordiamoci che il cervello pesa 700 grammi. Quando il bambino gattona, il bambino ha un cervello che pesa 1,4 kg. Va bene? Pesa il doppio, solo il cervello. Poi c'è tutto il cablaggio dei cavi, di tutti i recettori. È un disastro. In pratica, voi tenete presente che un bambino quando viene al mondo dopo 9 mesi è come una casa in cui ci sono le cantine, i muri, qualche porta e il tetto e basta. Cioè, un problema è perché è un problema tecnico, non ci passa, va bene? Ma se no, di per sé il bambino manca di tutte le rifiniture, manca dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulico, dell'impianto di scaldamento, manca di un sacco di cose, va bene? Ed è madre dipendente per 9 mesi, fino a quando, una volta terminato, il bambino cosa fa? Gattona, cioè si allontana dalla madre per andare ad esplorare il mondo, va bene? Quindi è una cosa che non c'entra un fico secco con quelli 9 mesi di gravidanza, va bene? Però torniamo al nostro business, cioè, che è il tumore, Quindi se non viene allattato ci sono meno bifidi, questo è ovvio. E meno bifidi vuol dire più facilità a malattie tumorali, degenerative o malattie autoimmuni. Questo è ormai assodato a tutti i livelli. Però se io ho una persona che ha 60 anni non posso mica allattarla, va bene? Ci vuole latte materno. Chi non ha patologie particolari, ci chiedono se si possono assumere sempre e a cicli. No, mai sempre. A cicli, mantenendo magari un rinforzo settimanale, cioè si fa due volte l'anno l'impianto dei batteri per bene, poi si fa un'aggiunta alla settimana di bifidobatteri o di lattobacilli. Questo sì, prenderli tutti i giorni in maniera costante non sono particolarmente d'accordo, perché poi alla fine si scrive far troppo, va bene. Ok, ai bambini si possono dare i probiotici? E certo, dai 3 anni in su non c'è problema. Io normalmente i probiotici li do dalla prima settimana dopo il parto fino a quando muoiono. Adesso
questo non è possibile perché non sono così vecchio, non sono Matusalemme, per cui non l'ho provato, però tecnicamente si dovrebbero dare tutta la vita. Per proprio perché noi mangiamo cibi che non hanno i bifidi. Ora, il lattobacilli li riusciamo a trovare nell'alimentazione perché non sono strettamente anaerobici. I bifidi sono strettamente anaerobici, li possiamo prendere solo ed esclusivamente dalle verdure crude coltivate con feci umane. Quindi voi capite che è una roba praticamente impossibile dal 58. Va bene? Io le ho mangiate. Diciamo, quindi il messaggio è, semplificando, i bifidi bisogna per forza integrarli, i lattobacilli, bene o male, qualcosina si riesce a recuperare? Allora, giusto, Francesco, è vero. Cioè, il lattobacillo qualcosa riusciamo a recuperarlo. Il bifido è impossibile. Il bifido o lo prendo o lo prendo. Non ci sono santi. Va bene? E questo è soprattutto nelle persone che fanno uso di antibiotici. Sostengono che gli antibiotici attuali non sono così aggressivi da integrare i probiotici. Questo io ho voluto postare questa domanda perché mi pare un'assurdità questa cosa qua. Ho detto, vediamo se lo antibiotici che uccidono dei batteri e non ne uccidono altri. Allora, se io faccio degli antibiotici per via endovena, allora, o via intramuscolo, tipo Rocefin, così, in effetti i danni a livello della flora intestinale non esiste, è minore. Ma quanta gente fa le fiale di antibiotico? Ben pochi. La maggioranza della gente prende l'antibiotico per bocca. E in questo caso gli antibiotici vanno a farsi friggere. Che ne dicono che sono selettivi, mica selettivi, sono scemenze. Tant'è vero che se uno prende gli antibiotici gli viene sempre un problema o di stipsi o di diarrea o di problemi intestinali con le coliche e tutto. Va bene, quindi non è vero. Può essere che il sottopeso e la menorrea sia la causa della disbiosi, la causa degli ormoni sfasati, estrogeni assenti. Allora, la menorrea, il sottopeso, voi dovete tenere presente una realtà. Noi abbiamo un organo molto efficiente che si chiama ipotalamo. Se la persona come alimentazione, quindi mangia poco oppure mangia normale ma assorbe poco per motivi vari, va bene, questo comporta che l'ipotalamo riceve un segnale di iponutrizione. Quando c'è un segnale di iponutrizione, quindi una nutrizione non corretta, non adeguata ai suoi standard, va bene, dell'ipotalamo, l'ipotalamo blocca la menorrea. Perché? Cioè blocca il mestruo e quindi viene la menorrea. Perché questo fatto? È molto semplice. L'ipotalamo deve lasciare che il corpo abbia, il corpo della donna abbia il suo ciclo ormonale fisiologico, se è in grado di poter reggere una gravidanza. Se il soggetto non è in grado di reggere una gravidanza, l'ipotalamo blocca il ciclo mestruale. Io mi ricordo una ragazza che a Natale ha mangiato di tutto, poi fulminata sulla via del veganesimo, che io non contesto, attenzione, cioè, ognuno mangia quello che le pare, però lei dal 1° di gennaio non ha più mangiato carne. E io la incrociai alla fine di marzo e mi ha detto: io sono 3 mesi che non ho più il mestruo, non c'ho più niente, sono bloccata in tutto, in tutte le mie funzioni, mi sento gonfio, tutte le menate che avevo. Io ho detto: guarda che tu hai fatto un cambio violento della tua dieta, perché dal mangiare tutto al mangiare tutto senza carne hai fatto un salto un po', passa dal vegetariano, cioè mangia un po' di pesce, mangia un po' di uova, un po' di formaggio, ma proprio il colpo completo. L'ipotalamo, voi dovete tenere presente che è un organo estremamente permaloso, molto permaloso. Quindi se voi lo trattate male, gli fate dei salti improvvisi, lui si imbestialisce e vi blocca tutto.
In effetti questa ragazza è rimasta senza maestro fino a luglio. A luglio il telefono dice: guarda, io non ce la faccio più, io mi metto a rimangiare il maialino, il porcetto, quello che mangiava prima. 20 giorni dopo gli è arrivato un maestro abbondante e ha ricominciato il suo ciclo normale, perché l'ipotalamo ha detto: boh, finalmente abbiamo un'alimentazione che è adeguata a quella che potrebbe essere una funzione di questa ragazza. Cioè, se questa è fatta, perché la donna, purtroppo, che piaccia o meno, non voglio fare il femminista o non il femminista, la donna è fatta per avere figli, va bene? Che piaccia o meno, questa è la sua mission è quella. Quindi, per il nostro sistema ipotalamico, che quindi è un sistema che non fa ragionamenti filosofici o sindacali, invece, sta donna con quel che mangia, figli non ne può fare. Quindi io gli blocco il maestro, perché è meglio che non faccia casino a mettere al mondo una creatura con questo tipo di alimentazione. Quindi fa un ragionamento semplice: quello che mangi non è sufficiente per fare figli, tu figli non ne fai. Attenzione, non sto facendo discorsi da femminista o meno, faccio discorsi da ipotalamo, va bene? L'ipotalamo sì, ragiona. Infatti ecco, questo era... assolutamente, spieghiamo quello che la semplifichiamo. Ovviamente quando c'era una condizione avversa nel paleolitico, ovviamente l'ipotalamo, che ovviamente è il sempliciotto nel nostro, è il capo dell'azienda, però è il sempliciotto. Cioè se dice io non c'è cibo, ovviamente non mette a rischio il possibile nascituro. Allora fa così, spegne tutto, spegne le macchine, spegne la macchina sessuale, spegne la tiroide, spegne l'asse del GH, spegne l'asse ipotalamo ipofisi sul rene, quindi spegne un po' gli assi metabolici, quindi perché giustamente vai in una situazione di carestia, c'è una situazione di carestia, quindi ovviamente non può mettere al mondo, alla luce, e mettere in pericolo soprattutto la vita del bambino. Quindi diciamo è una questione di difesa. Sì, assolutamente sì. Allora, ci fa sempre una testa tanta su questa storia del segnale di carestia. E perché me lo faccio, Deborah, questo segnale? Perché io collaborando e lavorando con il dottor Speciani, ovviamente faccio parte della medicina di segnale, non posso non prendere la in considerazione leptina, ipotalamo. Io dico che la leptina è la segretaria dell'ipotalamo. L'ipotalamo è il capo dell'azienda, l'ipofisi è il capo secondo, e tutti gli assi in fondo sono gli operai. È normale che la segretaria, che dice c'è cibo o non c'è cibo, arriva al cervello e va a dire al sempliciotto, il capo di questa azienda, dice: guarda, purtroppo qua cibo non ce n'è. E il sempliciotto due cose dice all'ipofisi: chiama, fa il numero, compone, dice: guarda, qua le cose non vanno bene, mandiamo a riposo tutti gli operai. Io lo spiego così per farlo capire meglio, ma questa è la medicina di segnale, cioè noi viaggiamo tramite segnali afferenti ed efferenti, quindi vanno verso l'alto e verso il basso. Quindi diciamo, per farvela breve, io posterei qualche domanda, sì. Che ce ne sono tante sull'uso dei probiotici. Andrei su qualche domanda. Sì, guarda, allora diciamo ce ne sono diverse e soprattutto ne posto una io qui, sì. Luciano, per te. Un malato di tumore con problemi di stipsi può assumere probiotici e quali? Cioè, io vorrei che tu ti soffermassi su quella che tu affermi, la stipsi essere una rogna, no? E quindi ovviamente sia un accenno sulla stipsi in generale e poi eventualmente su questa che hai già risposto in caso di malato di tumore, quindi i bifidi sono quelli fondamentali, sia bifido che latto in questo caso. Però sulla stipsi vorrei che l'ho presa questa domanda perché ci due parole sulla stipsi. È male, cioè tu mi fai veramente male, parlare della stipsi è un casino, perché la stipsi è una disgrazia per chi ce l'ha e per chi la deve curare. Quindi la stipsi chiaramente
fa ristagnare per più tempo all'interno del tubo digerente un sacco di batteri patogeni. Quindi un malato di tumore con problemi di stipsi è soltanto peggiorativa la stipsi, è nettamente peggiorativa. Dovrebbe cercare di mangiare pane raffermo, ma soprattutto ingerire dei lattobacilli, più che i bifidobatteri sono più sistemici, ma è veramente fondamentale in questo caso per queste persone l'ingestione di lattobacilli. Lattobacillo è il batterio proprio specifico di queste problematiche. La stipsi va curata perché il ristagno di rogne dentro l'intestino non fanno altro che mandare segnali irritativi a livello centrale, a livello ipotalamico. Quindi creiamo soltanto dei disastri sistemici, evitiamoli veramente. Io trovo fondamentale per una persona stitica, che sia tumorata o meno, la cura della stipsi, perché quando una persona comincia a dar di corpo tutti i giorni va e riesce ad evacuare, riduce gli stimoli sia tossici sia proprio mentali verso l'ipotalamo, che possono creare dei problemi di disturbo per la gestione del tumore. È assolutamente da eliminare. La cosa ideale è lattobacilli e tanto tanto pane raffermo, va bene, oltre ovviamente ai chimioterapici. Nell'ambito della terapia di un tumore, quando una persona prende il chimioterapico, si deve ricordare di prendere il Saccharomyces boulardii e il lattobacilli, cioè ci sono alcuni prodotti specifici che servono proprio per ridurre la tendenza della persona in cura con i chimioterapici a formare le mucositi. Le mucositi sono delle infiammazioni della mucosa intestinale che portano a 10, 15, 20 scarichi al giorno di diarrea, che obbligano la persona, il medico, a sospendere la terapia. Per cui voi capite che se la persona che ha un tumore ha una mucosite e la terapia deve essere sospesa, la possibilità di sopravvivenza del soggetto è sicuramente ridotta. Riuscire a fare un aumento dell'utilizzo dei lattobacilli prima che avvenga la mucosite è sicuramente importante. Ne approfitto per salutare Filippo Ranfi, sì, che ti nominiamo spesso, Filippo, nelle varie dirette, quindi puoi fare questa domanda a un collega preparatissimo come il dottor Ranfi. Allora, il problema grosso dei bifidobatteri, che lavoricchiano anche nel colon, alcuni ceppi lavoricchiano nel colon, però il bifidobattere è uno strettamente anaerobico, però lavora bene tra pH 7 e pH 5. Quindi il suo problema è che è strettamente anaerobico, ma dovrebbe lavorare nelle cripte dell'intestino tenue. Quindi il suo mondo è il tenue. Noi ne abbiamo anche una quota a parte, alcuni batteri li abbiamo anche nel colon discendente, ma la quantità maggiore e la sua efficienza maggiore noi l'abbiamo nel tenue. Il problema è sempre quello, siccome è strettamente anaerobico e l'ambiente del colon è strettamente anaerobico, si è deciso di posizionare i bifidobatteri nel colon, ma in effetti nel colon i bifidi ci sono, perché non è che non ci sono, ma non svolgono praticamente nulla. L'azione veramente valida, metabolica, dei bifidobatteri si svolge nell'intestino tenue, dove il bifido trova un ambiente con un pH, quindi con un'acidità adeguata alle sue capacità funzionali. Chiaro che non deve stare in sulla cresta del villo, perché sulla cresta del villo c'è ossigeno e muore, va bene, ma deve stare nella cripta, nella parte bassa, vicino alla cripta del libero, quindi in quelle zone basse. Però
Questa è una vecchia diatriba che nasce da decenni di beghe, per cui dicono, siccome è stato anaerobico, sta nel colon. In effetti, io sono 20 anni che sostengo che nel colon c'è, non è che non c'è, figuriamoci, però la sua funzione, cioè le sue capacità biologiche, cioè la sua capacità metabolica, la svolge nel tenue. Quindi fare delle supposte per riuscire ad arrivare attraverso la supposta a livello del tenue è un po' difficile, perché al massimo possiamo colonizzare il retto, un pezzo del sigma, ma in cui il lattobacillo la fa da padrone, ma non la fa da padrone il bifido. Se vogliamo, l'ideale sarebbe dare del lattobacillo, se vogliamo fare le supposte. Per esempio, l'hanno fatto molto bene con i lattobacilli per la mucosa vaginale, magari metterci dentro qualche goccina di latte, va bene? Perché ho visto che i batteri applicati endovaginalmente con del latte, ma proprio poca roba, non è che dovete farci il cristiere con latte, mi raccomando, però un po' di latte li rende più felici, quindi proliferano meglio. Poi i lattobacilli aiutano anche il gonfio addome. Beh, oddio, allora, i lattobacilli governano sul colon, il gonfio addominale si forma nel colon, se loro governano bene, in teoria, i batteri gasogeni, cioè i clostridi, non dovrebbero avere le armi per poter gonfiare più di tanto. Io darei il lattobacilli insieme con un po' di Saccharomyces boulardii e di Enterococcus faecium, cioè batteri in grado di diminuire le colonie dei batteri patogeni e poi permettere al lattobacillo di creare un ambiente adeguato perché i superstiti non creino casino. Quindi io darei lattobacilli più un disinfettante intestinale in caso di connessione. Ok, va bene. Poi allora, lattobacilli no, qua c'è un oncologico, problemi di diarrea, intervengo con bifidi o lattobacilli. Allora, se noi abbiamo un oncologico con la diarrea, sarebbe stato il caso di dargli i primi lattobacilli, però quello che conta a quel punto è dare lattobacilli sicuramente. Se c'è la diarrea, bifidi funzionano poco sulla diarrea da chimioterapici e l'ideale negli oncologici, soprattutto in cura con i chimioterapici, è evitare di arrivare ad avere la diarrea, quindi darlo prima di iniziare la terapia oncologica e poi andare avanti, va bene? Poi, altra domanda? Allora, vediamo qualche domanda che ti fanno. Ok, vediamo questo. Sì, quando va ripetuto nell'arco dell'anno. Allora, io personalmente vi dico di prenderlo il mese di aprile e il mese di ottobre, poi se lo prendete dal mese di maggio e il mese di novembre non cambiano assolutamente nulla. Ecco, si prende 2 volte all'anno la terapia completa e poi non ci si può permettere di abbandonare la concimazione di quello che voi avete fatto. Voi avete creato con la colonizzazione, con i bivi di lattobacilli, con i bivi di prima e lattobacilli dopo, avete creato un ambiente corretto. Poi voi per 5 mesi dovete continuamente implementare queste colonie. Come si fa? Prendendo una compresa, una capsula alla settimana di un probiotico, in modo tale da ripristinare i batteri che sono o morti o andati in pensione, che si sono spostati. Quindi una somministrazione molto blanda, quindi non particolarmente eccessiva, di batteri che per tutto il periodo che va dalla colonizzazione di aprile fino ad ottobre, quindi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, 5 mesi,
prendendo una capsula al giorno, che sono 20 capsule, va bene, in 5 mesi, non è una roba molto, quindi 5 di bifidi e 5 di lattobacilli, riescono a creare la colonizzazione, a mantenere la colonizzazione corretta fino a ottobre, quando a ottobre si rifà un nuovo impianto. Poi si farà novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 5 mesi, e poi ad aprile un'altra volta si rifà la colonizzazione. Quindi in questo modo si prendono in un anno 2 scatole di probiotici per fare il ciclo completo, più una di bifidobatteri e una di lattobacilli per coprire tutto l'arco dei 5 mesi. Insomma, non è una roba proprio né costosa né complicata, perché poi prendete, che ne so, il bifidobatteri il lunedì e il lattobacillo il venerdì, insomma, non è una roba tanto difficile, va bene? Allora, questa, sai, so già la tua risposta, ma te la lascio dire a te, so già la risposta, quella che ti ho postato. Io personalmente do il proprio bene come terapia mensile, quindi da fare per un mese, una al giorno, e poi il proprio Cal e il proprio Cos, una capsula e una capsula, una lunedì e una venerdì per 5 mesi. In questo modo io arrivo alla fine dei 6 mesi con un intestino che è sempre stato ben tenuto, ben gestito e ben colonizzato, ben implementato. Quindi io gli ho dato i batteri, questo è il concetto. Quindi il totale io spendo all'incirca 70 euro per fare tutta la pulizia dell'intestino per 6 mesi, cioè per 180 giorni. Non è neanche una cifra proprio mostruosa, perché se noi calcoliamo 70 euro per 180 giorni, siamo sotto i 50 centesimi al giorno. Non mi sembra una roba che non ci si possa permettere, va bene? La domanda che ti facevo è questa qua che ti ho postato adesso, quindi vanno presi prima o dopo i pasti? Io la so, no, già la tua risposta. Sempre, no, questa domanda io non l'accetto. Sono 20 anni che lo dico, che si prendono a stomaco pieno, va bene? Rigorosamente, cioè a stomaco vuoto ve lo devo dire io quando prenderli. Alcune volte alcuni batteri vanno presi eventualmente a stomaco vuoto, ma la maggioranza delle volte vanno sempre, proprio ve lo devo vi devo autorizzare io a prendere a stomaco vuoto, se no si pigliano solo a stomaco pieno, va bene? Ecco, te la faccio io la domanda: perché alcune volte vanno presi a stomaco? Mi incuriosisce a me la faccio io la domanda su questa domanda: perché alcune volte a stomaco vuoto? Allora, sono 10.000 anni che noi batteri li assumiamo mangiando. Quindi già questo mette in croce chiunque dica di assumere stomaco vuoto, perché li abbiamo sempre presi con le verdure. Quindi è una, già di per sé questa è la realtà. Primo. Secondo, i batteri quando vengono ingeriti a stomaco vuoto sono a pH 1,5, massimo 2. Quando io li mangio a stomaco pieno viaggio tra i 4 e i 4,5, 3,5 minimo proprio, ma dopo pranzo sono sempre intorno ai 4, 4,5 come pH, quindi la sopravvivenza a 1, 1,5, 2 è difficile, ma a pH 4 i batteri probiotici, che sono rigorosamente acidofili, sopravvivono in ogni condizione, perché per loro il pH di 4,5 è fisiologico. Ricordiamoci che i lattobacilli mantengono il pH vaginale intorno a 4, 4 e 1, va bene? Quindi il loro pH fisiologico di vita, di sopravvivenza, è 4 e 1, quindi a stomaco pieno sicuramente campano. Quindi la roba è da prendere sempre a stomaco pieno. Quindi poi oltretutto si svegliano dopo mesi di digiuno e hanno fame, per cui se li prendi pure a stomaco vuoto li metti pure in crisi, perché non gli dai manco da mangiare. Quando si prendono, di mattino o a pranzo? È meglio al mattino, perché al mattino i batteri incontrano nell'intestino una riduzione della quantità di muco,
per cui essendoci meno muco riescono ad aderire alle pareti attraverso l'acido meristico con più facilità. Quindi è meglio prendere la mattina, diciamo che di tutte le ore della giornata il mattino è l'ideale, mezzogiorno così così, alla sera proprio se non ci puoi far niente li piglia la sera, ma non è l'ora ideale la sera. Che ne pensa delle capsule aperte per soluzione, perché mio marito non riesce ad ingoiarli. Se li prende a stomaco pieno non subiscono grossi problemi, va bene? Riescono a essere tranquillamente gestiti. Lo prenda però rigorosamente a fine pranzo, va bene? Non a metà, a fine pranzo lo può prendere. Se non riesce a ingoiare la capsula non c'è problema, la apre e la manda giù. Diciamo che con la capsula è meglio, però insomma la cistite ricorrente come curarla con i probiotici. Allora, la cistite ricorrente ha bisogno di due cose. Uno, di un controllo corretto della mucosa vaginale, e la seconda cosa di cui ha un grande bisogno è la presenza di lattobacilli, quindi mi raccomando, non prendiamo prodotti a capoglia, che vadano nella mucosa uretrale a colonizzare l'uretra e impedire ai batteri normalmente residenti, cioè Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus faecalis e Proteus, di proliferare. Quello che bisogna capire delle mucose vaginali è che non è assolutamente vero che è una infezione. Cioè, non è che l'Escherichia coli dall'intestino va nelle mucose vaginali. Lui c'è già lì, di suo, va bene? Soltanto che lui sta lì buono buono finché nessuno gli rompe le scatole. Quando qualcun altro dalle mucose vaginali passa nelle mucose uretrali, lui si infuria e comincia a creare questa stimolazione alla diuresi per annegare, letteralmente annegare, e buttare fuori questi batteri che sono entrati dalla mucosa vaginale nella mucosa uretrale. Questa è la candida? No, no, assolutamente. Questi sono batteri come l'ureaplasma, che sono poi dei mollicutes o della clamidia, dei batteri della mucosa vaginale, o anche batteri che dall'uretra, dal retto passano. Allora, la candida crea problemi a livello uretrale, ma soprattutto a livello vaginale, solo quando la donna è fertile. Quando la donna è in menopausa, le infezioni da candida non esistono, va bene? Perché quando la donna è in menopausa, il pH vaginale passa da un pH di 4 più o meno a pH di 5,5. Quindi in questo caso la candida non ama un ambiente a pH 5,5, perché lo ama acido, ma lo amano molto i batteri del retto. Quindi mentre la donna fertile ha le infezioni da candida, la donna in menopausa ha le infezioni da batteri. Quindi sono due problematiche diverse che dipendono proprio dal tipo di pH. Tenendo però presente una cosa, la candida, ricordiamoci, non è una infezione, va bene, come molti pensano e credono, ma è una supplente che viene ad infettare, in un certo senso, perché non è capace di lavorare bene, la mucosa vaginale per la carenza dei probiotici a livello vaginale. Cioè, a livello vaginale noi abbiamo dei probiotici che mantengono un pH intorno a 4,5, 4,2, anche 4,3. Quando questi batteri, per mille motivi, spariscono, il corpo va in allarme, perché l'ambiente vaginale deve essere rigorosamente sempre pH acido. Quindi che cosa fanno questi batteri? Fanno una roba, loro spariscono, e a quel punto arriva la candida a fare un lavoro di supplenza batterica. Quindi la candida va ad infettare la mucosa vaginale, non per infettarla,
ma per proteggerla e mantenere il pH acido. Qual è il problema? Che lei non lo sa fare, perché non è mica il suo mestiere, lei fa proprio la supplente, per cui lo fa male e crea una marea di problemi. Però tecnicamente la candida viene in soccorso, diciamo così, di una flora residente che è sparita. Allora, l'ideale in questi casi è mandarla via la candida, cioè dice guarda, tu come supplente io ti licenzio, ma ci devi mettere un maestro di ruolo, quindi devi mettere dentro i lattobacilli che sono i padroni di casa della mucosa vaginale. Quindi mandare via la candida senza colonizzare è un lavoro completamente inutile, va bene? Questo deve essere estremamente chiaro. Perché invece, Luciano, scusa, nella cistiti, invece che i probiotici sono sempre i lattobacilli, che ragazzi, nella domanda di Rossella. In basso sono solo lattobacilli, sono sempre lattobacilli. Allora, noi abbiamo 4 ceppi batterici normalmente, anzi 5, normalmente residenti nelle mucose uretrali, escherichia, che si manifesta con pH acido. Il Proteus con il pH basico, quindi a seconda del tipo di pH io avrò una proliferazione di Proteus o di Escherichia. Poi avrò gli intermedi che sono la Klebsiella e l'Enterococcus fecalis. Questi sono normalmente presenti. Poi abbiamo il Rhamnosus che è presente nella mucosa uretrale. Quindi abbiamo 5 batteri. Guardate che fino a pochi anni fa ci hanno raccontato che le vie urinari erano sterili, balle, ce ne sono 5 di batteri. Come lo stomaco era sterile, ce ne abbiamo 113 di batteri. Quindi sterile non c'è niente. Va bene, ora questi batteri, se nessuno gli rompe le scatole, si fanno i fatti loro. Ma se qualcuno dalla mucosa vaginale, per qualsiasi motivo, gli va a rompere l'anima, loro si incazzano. Per fare un esempio, che però dopo io faccio fatica, che rende bene l'idea, ma non vorrei passare per quello che non sono. Se io ho degli immigrati che con la barca mi arrivano a Lampedusa i lampedusani si arrabbiano perché si sono stufati e affondano le barche attraverso la diuresi continua, perché questo è il meccanismo. Non li voglio più tra i piedi, va bene? Diatemelo con le pinze, perché poi non voglio passare per quello che non sono, però cerco di spiegare questo. Per cui la diuresi massiccia che si ha quando c'è una cistite è perché c'è una invasione di batteri che dalla mucosa vaginale libia arrivano nelle vie urinarie, che è Lampedusa, e dice il Lampedusa, dice ma porca pignata, perché vieni qua da me? Io non ti voglio tra i piedi, vattene da un'altra parte. E a quel punto creano questa diuresi che cerca di affogarli, va bene? Grazie a Dio questo non avviene nella realtà di Lampedusa, meno male, cioè non voglio passare, però il concetto è questo, va bene? Il Boulardi per la candida va benissimo, è forse il rimedio migliore, però non da solo, perché il Boulardi ha una maggiore affinità per il posto dove la candida va a posizionarsi, quindi la strappa. Però io strappo l'albero ma restano le foglie. Le foglie cadono e le foglie sono tante piccole candide che vanno ad infettare ancora di più. Per cui io cosa devo fare? Devo fare in modo tale che la candida venga denudata, cioè venga spogliata da quella membrana che la protegge, e questo lo fa l'Enterococcus faecium utilizzando l'isobutirrato, che quindi denuda la candida, e poi sempre l'Enterococcus faecium produce l'acido formico con cui uccide la candida. Quindi le Saccharomyces la strappa, l'Enterococcus la denuda e poi la uccide, cioè gli toglie il giubbetto antiproiettile e poi gli spara. Questo è il meccanismo con cui noi riusciamo ad eliminare la candida dall'intestino, quindi dalla radicolazione intestinale e dalla mucosa vaginale. Però solo il Boulardi
non ce la fa. Luciano, quindi c'è ancora un'altra domanda che adesso ho perso sempre sulla candida, ma gli oli, il tea tree oil, l'olio di melaleuca, queste cose qua vanno utilizzati prima per stordire questa candida e poi va fatta la colonizzazione, oppure qual è il tuo pensiero su questo, visto che la domanda me la sono persa? Allora, il discorso pratico è che se io uso il tea tree oil, la melaleuca e poi la stessa frittata, io ammazzo forse la candida, ma sicuramente ammazzo i batteri probiotici. Quindi prendere, come anche per esempio i semi di pompeo, io ammazzo, forse è un antibiotico. L'antibiotico non è in grado di decidere chi uccidere o meno, va bene? Non ha questo potere discriminatorio. Lui vede un batterio, un essere vivente, e lo ammazza. Punto e chiuso. Questo è il problema. Per cui che sia il tea tree oil, malevo che ti si voglia, o che sia le semi di Popelmo, non c'è una selettività nell'azione di queste sostanze, perché sono esattamente antibiotici naturali, ma sono, cioè, a parte che gli antibiotici sono tutti naturali, perché sono tutti figli di muffe, quindi non è che gli altri non siano, però sono antibiotici, quindi non hanno la capacità di decidere chi è buono e chi è cattivo. Siccome vanno a lavorare su delle pareti, o sulla parete, o sulla 16S, o sulla 30S, cioè sono su delle strutture che sono del batterio, se un probiotico ha queste strutture viene fulminato. Cioè, non è che, siccome i batteri da uccidere sono uguali ai probiotici, ammazzi il batterio patogeno, ma ammazzi anche il probiotico. Cioè, non ci sono santi, Quindi è per questo che... Allora, qui c'è una ripetizione che vuole Sandra per la candida, quindi può scrivere tutta la terapia, ho dimenticato già. Allora, abbiamo detto l'Axi Bulardi e l'Enterococcus faecium, che è del proprio base, ovviamente, sono presenti entrambi. Esatto, una volta terminata la pulizia con questa accoppiata, sia intestinale sia a livello vaginale, con un'applicazione di questa polvere stemperata in gel di aloe, attenzione, non negli antrachinonici che gli hanno proibiti oggi a livello europeo, mi raccomando, il gel d'aloe si può tranquillamente usare, e fa l'applicazione interna. Una volta che lei ha eliminato la candida, deve prendere il prodotto con il lattobacilli in grado, che è il proprio COS, che è in grado di ricolonizzare la mucosa vaginale con dei lattobacilli in grado poi di poterla proteggere da eventuali nuove infezioni, perché la candida arriva perché non ci sono i lattobacilli di protezione. Quindi è questo il motivo per quello che arrivano i lattobacilli, arriva la candida. E qua c'è un'altra domanda che dice: se non si tollerano i probiotici, cioè, ti è mai capitato? No, mai. Il probiotico è come essere intollerante all'ossigeno. Cioè, è una cosa che no. Può esserci un'intolleranza agli eccipienti. Io mi ricordo una volta uno mi ha detto: io sono allergico al cortisone. Cioè, essere allergico al cortisone è una bestemmia. Cioè, non si può essere allergici al cortisone. Era allergico, in effetti, a uno stearato di magnesio, che era un componente del prodotto. No, i probiotici non c'è una possibilità di essere intolleranti o non tollerare, o perché sono troppi magari, o perché presi in maniera sbagliata, però la tolleranza, l'intolleranza, a volte magari sono troppi, però è una cosa fisiologica. Si fa essere intolleranti a un prodotto fisiologico? È un po' un controsenso. Infatti, li prende, vuol dire che o li prende che sono troppo forti, quindi magari dovrebbe prenderne, per dire, uno ogni 2 o 3 giorni, quindi magari sono troppo presi, oppure bisogna capire che poi deve tenere presente anche una cosa: quando lei prende i probiotici, lei va a sparigliare le carte. Se lei ha un intestino in cui i batteri patogeni hanno creato un loro equilibrio, lei va a rompergli le scatole dando i probiotici, parliamoci chiaro.
quindi qualsiasi tipo di probiotico la ingerisca, vanno a disturbare un equilibrio che c'è. Quindi quando lei fa le pulizie di primavera in casa, la polvere la fa per forza. Quindi un po' di giorni in cui c'è un po' di casino all'intestino è quasi normale. Poi bisognerebbe vedere caso per caso che diavolo succede, però intolleranza o allergia ai probiotici è una... Ci potrebbe essere, per esempio, se ci fossero dolori gastrici, alla capsula. Ogni volta che ho assunto i probiotici ho avuto continua diarrea. Allora, il problema della diarrea è un problema diverso. Cioè lei manda giù qualche cosa che il sistema non desidera avere. Lei dovrebbe provare a prendere dei probiotici e assumerne uno ogni 3 giorni e vedere che cosa succede. E poi piano piano pure magari prendere le capsule più leggere. Bisogna trovare il sistema, cioè perché io certe volte do dei probiotici e questi probiotici mi creano dei problemi di diarrea, ma a volte li cerco proprio io, cioè voglio che ci sia diarrea, perché con la diarrea io butto fuori tutto, faccio pulizia di fondo, capisce? Bisogna capire, non, adesso non è così semplice, vediamo, con dei cristalli andrebbe, o si disturbano anche i batteri buoni. I clisteri, quando ben fatti, arrivano al massimo al retto e al sigma. Qualcuno proprio da 2 litri arriva fino all'intestino discendente, al colon discendente. Quindi i batteri probiotici certamente potrebbero subire dei danni, però non più di tanto, perché i lattobacilli si posizionano attaccati, hanno un velcro che li attacca alla parete dell'intestino, per cui non è che creino poi dei grossi problemi, cioè li eliminate ma non poi più di tanto. Eventualmente si possono fare dei clisteri, l'ultimo clistere per esempio farlo con dentro dei lattobacilli che sono i colonizzatori di retto e sigma. Ok? Qua c'è un'altra domanda, operata per malattia di Crohn nel 2004, ora con substenosi all'anastomosi con feci malformate, in attesa di consulenza chirurgica. Potrebbe essere utile il trattamento con probiotici in questo caso? In questo caso sicuramente sì, anche se poi bisogna capire che cosa le hanno tolto con l'operazione del Crohn, cioè se le hanno tolto la valvola ileocecale, l'hanno tolto un pezzo di ileo, un pezzo di cieco, perché di solito è sempre lì che si forma il Crohn, oppure da qualche altra parte, perché capire cosa dare anche come probiotico. Il Crohn non è una rettocolite, il Crohn può colpire dalla bocca all'ano, quindi bisogna capire che cosa le hanno tolto e vedere che cosa diavolo le hanno fatto, sacchettino, che pezzo di intestino le hanno tolto. Risponderle così mi diventa francamente un po' difficile, perché devo capire che razza di parte di intestino le ha tolte. Va bene? Allora, cioè, rispondiamo all'ultima e poi andiamo verso la fine. Allora, nel caso di infiammazione a lieviti e prodotti fermentati, si può assumere Saccharomyces boulardii? Di norma sì. Di norma io lo do e lo do anche alle persone che hanno questa tendenza. Si può fare, se dovessero dar fastidio, a quel punto si prendono sui lattobacilli, però il Saccharomyces boulardii è un lievito molto sui generis, non è, cioè appartiene alla famiglia dei lieviti, non è che lo che adesso appartiene ai batteri, però è un lievito molto molto particolare, è un lievito che non ha quelle caratteristiche classiche dei lieviti normali, quindi se c'è una problematica, anche perché vedete i lieviti, a meno che proprio non siano proprio assunti vivi, e i prodotti fermentati con i lieviti all'interno non ce li hanno più, e se una persona ha una buona carica di acido gastrico, cioè non prende inibitore della pompa protonica, i lieviti quando arrivano nello stomaco muoiono, che siano sia assunti a stomaco pieno che a stomaco vuoto, muoiono tutti. Se poi lei mangia un pane lievitato
che sono nel forno, il lievito è già defunto e morto. Perché danno irritazione ai lieviti? Per un motivo molto semplice: sono cibi estremamente ricchi, sono i cibi più ricchi in assoluto di tutti i principi attivi che un uomo possa desiderare, nel senso che hanno probiotici, hanno aminoacidi, hanno minerali, vitamine, hanno tutto quello che serve, va bene? Quando io prendo tanti lieviti o mangio cibi ricchi di lieviti, a volte ho dei problemi digestivi perché il cibo è talmente ricco che non ce la faccio a digerirlo, va bene? E allora io vengo ad avere questi disturbi, che quindi hanno poco a che fare con un Saccharomyces boulardii, che invece resta vivo nell'intestino, che quindi non cede tutto quello che lo compone e che quindi lui si fa i fatti suoi, vive felice giulivo, attraverso l'intestino va a fare il suo lavoro e poi esce dalla parte opposta contento e dopo aver svolto il suo lavoro più che prezioso. Mentre gli altri invece vengono distrutti e vengono assimilati, creando un problema di difficoltà digestiva perché sono troppo ricchi. D'altro canto, quando voi mangiate qualcosa di molto ricco, vi ritrovate che avete problemi anche voi. Tutte le persone ce l'hanno. Va bene? Va bene. Ok, Luciano, grazie per le quasi 2 ore di... Io vi volevo solamente dire che oggi è uscito il mio libro, il mio 5° libro, che è SOS Sistema Immunitario. Cioè, ecco, l'abbiamo già in grafica, scritto con 8, che veramente 8 professionisti squisiti, che li ringrazio oggi, che sono il dottor Mauro Miceli, il dottor Guido Marini, il dottor Guidoni Gabriele, che ha parlato delle malattie autoimmuni, il dottor Paolo Conforti, poi c'è stata la dottoressa Monica Greco, c'è nel libro la parte della Monica Perotti, c'è la parte del dottor Marco Lombardi e di Roberto Capone per quanto riguarda la parte laboratoristica, la mia parte ovviamente, la parte alimentare, di integrazione e la parte relativa anche al sonno. Quindi è uscito proprio oggi, quindi volevo giusto annunciarlo perché ovviamente è una cosa importantissima. Io ringrazio le 1000 persone che abbiamo avuto, abbiamo superato anche 1000 persone oggi e non ci potevo credere, non ci potevo credere che anche oggi alle 8:30 superavamo questo, quindi vi ringrazio veramente di cuore per a tutti quanti. Allora, molte domande, la maggior parte delle domande le abbiamo lette, ho cercato di riassumere anche qualche domanda. Però se c'è sfuggita qualche domanda, sì, promettiamo che le mandiamo tutte a Luciano Lozio, domande, le raccogliamo in un Word, gliele mandiamo tutte. Cioè, abbiamo cercato di rispondere anche noi mentre tu parlavi, Luciano. Che ho fatto? Ti vogliamo male? No, le abbiamo risposte anche mentre tu parlavi, abbiamo risposto sui nomi commerciali che tu non hai fatto perché sei una persona per bene, non hai fatto nessun nome commerciale, però noi abbiamo detto qualcosa nelle risposte. Comunque vedi quanti grazie. Grazie a tutti, troppo gentile. Veramente importante. Anche in spagnolo. Ecco. Anche in spagnolo, quindi non fa male, non fa male. Vogliamo ripetere i canali, insomma, dottor Lozio, chiede Rossella come la può contattare, insomma, facciamo un riepilogo dei vostri canali, quindi... Io ho una segretaria che è una brava signora, veramente splendida, che risponde a tutti e che poi in base a quello che uno chiede, che è al 388-093-3925. Ripeto, 388-093-3925. Signora Franca, lei risponde a tutti e poi se c'è qualche cosa che avete bisogno di particolare mi gira le vostre domande o
le vostre richieste. E poi è pure un sito, no? Beh, c'è il sito web, insomma, se cercate su Google trovate web, il centro studi di notizie probiotica, c'è tutto. Sì. Ma tanto l'avete già mandato tutto voi perché siete bravi. Sì, magari possiamo mandare il numero della segretaria, se lo possiamo mettere in fondo, sì. Lo possiamo scrivere in fondo, se lo ripeti lo scriviamo. 388-093-3925. Ok, segretaria, scriviamo segretaria dottor Lozio. Ok, quindi lo trovate per tutti scritto qui in fondo. Sì, abbiamo messo poi anche nel banner. Okay. C'è un commento, c'è un saluto molto. Beh, scusate, volevo continuare. Io sapete, insomma, mi occupo dei social, quindi anche volevo dire, trovate comunque il dottor Lozio su internet, sui vari canali, anche insomma su Facebook, ha una pagina, non ricordo. Perdoni che non mi ricordo. Allora, io non ce l'ho. Ah. Ce l'ha il mio centro studi e okay. C'ho la moglie che pensa a tutte le menate su Instagram, su Benissimo. Facebook. Lei pensa a tutto. Io okay. Non penso a niente perché sono vecchietto e ste robe non le capisco. Vabbè, ognuno il suo ruolo. Ecco, e poi anche, ripeto, anche i canali del dottor Garitano, ovviamente le pagine dove stiamo proiettando questa diretta e anche il canale YouTube che insomma è sempre ricco di video e dove potete ritrovare anche tutte queste dirette, insomma anche quelle col dottor Lozio. C'è una cosa, un commento che mi piaceva, buon pane raffermo a tutti, non so se lo ritrovo, eccolo qua, Clarissa. Sì, buon pane raffermo, ci ha spiegato bene il pane raffermo, ci ha spiegato tutta la storia, quindi per chi, ecco un'altra domanda che era venuta, mi sono perso tutto il procedimento, ecco, la diretta non si è persa, è di 1:51, la diretta è sempre sulla pagina, è andata su YouTube, è andata su Instagram, quindi non avete perso nulla, quindi andate, se basta semplicemente ripartire, riguardare, prendere il pezzettino che vi interessa, che vi siete perso, perché ovviamente ne abbiamo dette tante, quindi ovviamente qualcosa sarà sfuggito, qualcuno si sarà collegato un po' più tardi, infatti abbiamo avuto il picco dei 1000 verso metà, poi piano piano chi è entrato, chi è uscito, però ancora dopo 2 ore rimaniamo a 150 persone collegate. Comunque io ringrazio, dai, chiudiamola veramente così perché domani sono in partenza per Roma, perché faccio studi a Roma e poi a Napoli, quindi domani mattina si parte per il centro Italia. Qui domani io invece sono tornato da Palermo. Lui è tornato da Palermo, io vado a riposare per partire domani con la macchina a Roma. Io ringrazio Luciano e strappiamo un'altra diretta con te, Luciano, magari pensiamo a qualche altro tema e quindi vediamo anche nel frattempo qualcuno ha qualche idea, lo scrive sui messaggi, perché qualcuno magari avrà qualche idea di che cosa vuole parlare. Vogliamo fare la prossima diretta, magari, che ne so, concentrarci su un argomento, sulla candida, visto che oggi abbiamo parlato di candida, magari può essere le problematiche ginecologiche, con l'uso dei probiotici, magari potrebbe essere questa, mi stava venendo in mente. Però ovviamente scrivete e cercheremo con il dottor Lozio di accontentarvi, anche perché magari la faremo un po' prima la diretta, non alle 8:30, ma cercheremo di fare alle 18. Vi ringrazio, grazie a Luciano, grazie a te Ileana, e buona serata a tutti quanti. Grazie. Buona serata a tutti. Arrivederci.